7 volte campione del mondo rally e la sua leggenda potrebbe crescere a 8 nel prossimo rally in Galles. Sarà Sebastian Loeb su Citroën l'uomo da battere al Monza Rally Show del 2011? L'interrogativo è d'obbligo, nonostante questi numeri, guardando l'incredibile livello competitivo degli iscritti. A partire da Dani Sordo su Mini. Lo spagnolo, indiavolato lo scorso anno, è a Monza con il chiaro intento di bissare la splendida doppietta Rally Master Show. E poi bisognerà fare i conti con gli specialisti. Dindo Capello, 5 volte vincitore del rally, e Pierino Longhi, che partono con il vantaggio dell'esperienza. Senza contare l'outsider d'eccezione Valentino Rossi, già vincitore 2 volte a Monza. Valentino guiderà il consueto plotone dei personaggi del mondo delle due ruote, da Andrea Iannone, al secondo gettone al Monza Rally Show, ad Andrea Dovizioso, rookie della manifestazione. Anche le prove speciali presenteranno importanti novità, con 2 tracciati nuovi nel percorso. Prove speciali aperte dal passaggio di un ospite d'eccezione, Max Papis, ex pilota di Formula 1, ora pilota NASCAR, farà da apripista con una vettura della serie americana. La zona del paddock ospiterà poi una exhibition area ancora più ricca degli anni scorsi. Il venerdì, inoltre, si terrà l'exhibition grid, con tutte le vetture schierate sul rettilineo d'arrivo e la possibilità, per il pubblico, di andare a contatto diretto, come avviene già in Superbike, con i mezzi e con i piloti.